Il cashmere è definita la fibra d'oro del tessile, che ha caratteristiche uniche. Proviene da un tipo di capra che viene allevata in prevalenza in Tibet e Mongolia. Si tratta di sottovello o vello d'oro. È una lana molto pregiata che protegge molto bene dal freddo, poiché all'interno delle sue fibre c'è una struttura con una specie di camera d'aria, detta in parole povere, e la sua morbidezza è eccezionale. Buongiorno ragazze. La novità di oggi. Avevamo detto che dal cilindro non usciva più niente, ma c'era l'ultima cosa e forse la più importante. Eh sì, Heidi, sei contenta? Sì. Bene. Allora, questo è 100% cashmere, è un filato a tre fili, leggermente ritorti da noi artigianalmente, e che dire, ha dato molte soddisfazioni perché comunque l'hanno già provato anche le nostre tester, quindi ho avuto già dei riscontri molto, molto buoni. E presto vedrete anche i video delle tester con quello che hanno fatto e adesso proseguiamo con i campioni che vi faccio vedere. Non ve li tolgo e ve li lascio qua perché sono... Ah, da queste colorazioni manca il panna e il nero, perché stanno arrivando, sono alla gomitolatura. Mi imparpaglio stamattina. Forse l'emozione del cashmere, Heidi? Penso di sì. Bene. Allora, campione 10-10. Aspetta che prima faccio dei colori che prima si vedevano male. Si vedevano male prima? Allora, i nomi sono scritti sui gomitoli, quindi non sto a farvi la capatanta di colore questo, colore quello. E io sono soddisfatta di questa gamma di colori. Tu, Heidi? Sì, sono belli. Bene. Preferisci caldi o freddi? Freddi. Bene. Allora, campione 10-10 abbiamo 22 maglie per 27 ferri. Ai ferri io ho lavorato con un numero 4 e all'uncinetto con un numero 5. Questo è lavorato con un 4,5 e questo con un 5. Ne ho fatti due. Questi sono campioni lavati. Quindi questo qua, questo con? Questo con il 4 e questo col 5. 4,5 o 5, una cosa del genere. Questo ho usato un uncinetto più piccolo per far vedere che puoi fare una trama per una copertina, per qualcosa, un capospalla, qualcosa di più pesante. Invece se usi dei ferri un po' più grossi ottieni delle trame più morbide. Allora, questo filato ha bisogno di un finissaggio o cosiddetta follatura, che non è nient'altro di un lavaggio delicato. Addirittura Nadia l'ha lavato in lavatrice lo scialle che ha fatto, quindi direi che è molto molto comodo. Anche come io comunque consiglio un lavaggio sempre molto delicato, centrifuga sì un po'. Questo è il filato non trattato, non lavato. Ci stai ferma che se non si capisce niente. Che alla mano sembra un pochino ispido, un pochino duretto. Ispido è una parola grossa. Scusate il cerotto, ma mi sono fatta male al dito. E questo è il filo. Questo è l'ondeggio del campione. Questo è un altro campione con una lavorazione a lace, per darvi un'idea, già lavato anche questo. La morbidezza è infinita. Non punge, Heidi? No. Ecco. Lei è sempre alla ricerca di filati che non pungono. Poi gomitoli da? Allora, sono gomitoli da 50 grammi e sviluppano 200 metri, quindi una buona resa. Direi un'ottima resa, che lo dovete lavare delicatamente, ve l'ho già detto. Scusatemi, ma oggi non sono molto in forma. Dovevamo comunque farlo questo video, quindi l'abbiamo fatto lo stesso. E vi faccio vedere cosa ho già iniziato io con... Allora, questo non so ancora cosa sarà alla fine, o meglio, ho fatto un pizzo in orizzontale, che parte da qui, vedete, all'uncinetto,
Quindi ho fatto un giro di punto basso, due giri di punto alto e questi bei ventaglietti. Poi cosa ho fatto? Per tutta la lunghezza, che penso misuri 2 metri, questo pizzone infinito, ho raccolto tutti i punti con i ferri. Poi farò le diminuzioni e ci dovrebbe uscire uno scialle a mezzaluna. Così, nella mia idea. E lo sto lavorando con i ferri molto grossi, con il 5,5, perché voglio che questo sia molto lasco, la trama. Poi all'uncinetto ho iniziato, perché non resistevo. Ho iniziato un maglioncino che non si capisce ancora niente perché è un button up, quindi questo è il fondo, questo pizzo ce l'avrà anche qui nello sprone. Sarà tuo questo, Heidi? Non No. ti piace? No. Niente, come non detto, eh. Io ai gomitoli ci metto sempre la calzina per proteggerli perché me li porto sempre in giro, quindi se avete delle calze velate, le tagliate, ce lo mettete intorno. E quindi abbiamo detto che sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 colori. Allora, stavo dicendo che manca il latte e il nero, quindi il latte color latte, il nero è nero. Non mi piace il nero, comunque sono alla gomitolatura, quindi arriveranno comunque in tempo per quando farete gli ordini, e se vi piacerà. Poi altro taglio nel Sì, ha fatto un taglio perché io come sempre mi sono dimenticata di andare a prendervi la borsina che Heidi mi ha detto ti sei dimenticata, ma lei non mi ricorda mai nulla, eh. Sono sempre io che... Quindi abbiamo aggiunto agli accessori e alla lista dei nostri contenitori togli quelle bretelle da davanti che non si vede. la borsa per i progetti invernali o i progetti grandi, misura 40x36. Farla vedere indossata. Devo anche Eh alzare sì, eh. con le bretelle un po' lunghe e la si può portare così. Vado bene? Sì. Beh, posso sedermi Sì. adesso? O devo fare quello che vuole lei? Allora, ricapitolando, con questo filato possiamo fare di tutto. È adatto anche per neonati perché la fibra lo permette Lavato alza una leggera peluria, ma poco, poco, poco. Proprio riesci a farlo vedere contro luce, Heidi? Te lo sollevo così. Prova a vedere se la Sì, ma stai riescono ferma, sennò. a vedere. Sì, un po' si vede. Aspetta, Bene. stai ferma. No, volevo che potessero fare il confronto tra il filato che sembra un pochino secco all'origine e come si trasforma con il lavaggio. Quindi qua è obbligatorio un lavaggio alla fine, se vogliamo ottenere questo risultato. A parte che tutti i progetti alla fine vogliono lavati, è sempre un consiglio, perché comunque possono avere un po' di paraffina, perché questi filati sono filati che sono come destinazione all'industria di maglieria industriale con macchine. Poi noi l'abbiamo, appunto, come gli abbiamo detto, l'abbiamo ritorto e l'abbiamo reso utile per il knitting e il crochet. E questo è detto. Poi spero di farvi vedere al più presto i miei progetti finiti, però in questo momento sto lavorando poco. Mi fa male il dito, Heidi. Guarda anche che dito è. L'ho vista. E mi sono fatta male con la mandolina mentre tagliavo delle verdure perché non sono svelta, mi ha detto Heidi. Mi ha chiesto anche se era mio il dito. Va bene. Ragazze, che dirvi? Vi ringraziamo sempre tanto. Continuate a Avete seguirci. Se domande? avete domande, fatele. Se non sono stata chiara su questo filato, potete chiedermi. Io ve le ho già messe in posizioni che penso si vedano che si possono accoppiare anche come accostamenti. Ma comunque sono belli anche lavorati così in purezza, colore per colore. Allora, vi salutiamo. Promessa mantenuta perché avevamo detto che venerdì sarebbe stato a catalogo. Collezione limitata. Collezione limitata, Heidi, brava. E
Noi siamo curiose di vedere poi le vostre foto, mandateci sempre delle foto che a noi sono molto gradite e le pubblichiamo su Instagram e su Facebook se voi ci date il permesso, così possiamo essere utili a dare delle idee anche a persone che in certi momenti non ne hanno. Va bene. Vi salutiamo tutte con un grosso abbraccio. Ciao. Ciao!